Allora, ciao! Dice che boh. No, mi sono bloccato perché stavo pensando che oggi ho fatto veramente un sacco di video e credo che non ne possiate più, quindi non guardateli, teneteveli per quando avete momenti migliori. No, veramente, ultimo video, ne approfitto. Sto girando perché sto seguendo la luce del sole e dove c'è più luce mi fermo e faccio video. Allora, oggi volevo fare, cioè oggi adesso, che capirai, tutto pomeriggio che... volevo fare un video acquisti, non libreschi, ma in generale le cose che ho comprato poche, non ho comprato granché, che non siano libri. E mi piace un sacco questa categoria di video perché ci sono tanti siti, tanti appunto YouTuber che raccontano i loro acquisti, da Jordi a Cascio Casciotta, ciao Davide, a Snack Attack, chi c'è ancora che lo fa? Ne ho altri che seguo, in questo momento non mi vengono. Lei continua a cambiare nome, sono tutti nomi giapponesi, faccio una fatica boia. Lei è Irene. Se andate tra i miei iscritti la trovate. Nico, ciao Nico, mappa, non ti ho mai salutato. Quindi insomma, tanti youtuber che fanno questo genere di video e mi piacciono un sacco e quindi nel mio canale insomma si parlerà un po' di tutto. Siamo tra amici, quindi ci si racconta fatti e vicende. La prima cosa che ho comprato è questa, è una maglietta, è l'unico capo di abbigliamento che ho comprato. Io non so se si nota, ma mi piacciono un sacco teschi e rose. Eccola qua, e qua ci sono teschi e rose, quindi mi piacciono un sacco. Beh, da amante dei tatuaggi non posso non amare i teschi e le rose, quindi boh, mi piace un sacco questa maglietta. L'ho presa dai cinesi, l'ho pagata proprio nulla, da un prezzo di 12 era sceso a tipo 7 e io l'ho pagato 5, qua non si vede ma è 5. E mi piace un sacco, di cotone, semplice, un po' lo stile mio, no? Un po' casciarone, un po' così, ma boh. Questa, poi questo è un acquisto che ho fatto in realtà, non ho dentro quello che ho comprato. Se conoscete il marchio, è un... io non lo conoscevo sinceramente, è questa marca qua, Little Mew, che fa praticamente dei portachiavi molto particolari, è cinese, sullo stile un po' kawaii, kawaii. E qua c'è... no, no, neanche kawaii, è uno stile... come ve lo descrivo? Boh, è un... vi dico cosa ho preso la mia ragazza e poi definite voi lo stile. Questo era il suo portachiavi, che mi sembrava abbastanza bruttarello. E allora le ho fatto questa sorpresa una volta che sono andato a prenderla dove lavora. E ho tenuto io la macchina sua per un pomeriggio e le ho fatto trovare appeso alla chiave il portachiavi figo. Ed è fondamentalmente un... avete presente le... come si chiamano? I vecchi portafotografie di una volta, quelli ottonati, con tutta la filigrana intorno, anni 20, quello. Con dentro un disegno di un gatto rosso. Lei aveva questo gatto che amava tanto, che vabbè, non c'è più, ma lei ha insomma, un buon rapporto con la memoria del caro estinto, dico, della bestiola. E quindi c'era un gatto rosso, e quindi mi è piaciuta l'idea, le è piaciuto un sacco il regalino, e quindi questo. Poi, colpa di Jordi. Ho comprato perché a forza di parlare di Topolino mi ha fatto venire una voglia assurda di leggere il Topolino. In edicola, tra l'altro, ho visto quando ho comprato, questo è il numero 340, no, 3141, qua matematica, 3141, eccolo qua. Non l'ho ancora letto, ma mi aveva fatto venire un sacco di voglia perché lui parla di fumetti e ti mette voglia di leggere i fumetti, parla di libri e ti mette voglia di leggere i libri, ti parla di qualsiasi cosa e ti va venire voglia di fare qualsiasi cosa faccia lui, no? Perché ci mette proprio passione. Io vivo di passione e quando trovo una persona appassionata di qualcosa mi appassiono, c'è poco da fare. E quindi niente, ma a forza di parlare di Topolino, 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 ho detto questo. E tra l'altro sono alla ricerca di... Cinebook, penso si intitoli, è un mensilmente escono in versione gold e silver, credo. Andate sul sito di Jordi che lui vi dice tutto. Comunque è fondamentalmente un libro, è un fumetto della Disney che racconta per immagini un film della Disney, o tradizionale, Lillo e Vagabondo, che ne so, La carica del 101 per intenderci, fino a quelli più contemporanei, da Frozen a boh, tutti quelli più recenti. E quindi mi sono comprato il Topolino.
Sì, ti fa venire voglia. Dicevo, in edicola c'era Paperino, no? Che lui ne aveva parlato tanto, cioè Paperino che sembra che esca da una sorta di materasso. Però vabbè, Topolino è il classico, quindi saranno, credo, 10 anni che non compro un Topolino, più o meno, e quindi eccolo qua. Poi, passiamo all'unico CD che ho comprato. No, in realtà ne ho comprato anche un altro, ma ce l'ho in macchina. Vabbè, ve lo farò vedere. Questo è i The Vamps. In Italia purtroppo non sono ammazza che specchiature. Vabbè, insomma, l'avete visto. Non sono granché conosciuti. Questa è la versione italiana. L'ho pagata 20 euro perché all'interno c'è anche un DVD di un loro concerto live. Vediamo se riesco a fare dei danni irreversibili. Questo è il DVD del concerto e questo è il CD con la musica. E appunto questa è la versione italiana. Lo vedete da questo angolino qua con la bandiera di noi altri. E nella versione italiana c'è la versione, appunto l'Italian version di Wake Up, che è il singolo loro, e Volcano con Moreno, il rapper, quello che aveva vinto Amici, no? Loro li trovo favolosi, sono allegri, divertenti. Io ascolto di tutto, dal rock al punk all'R&B, non amo molto il rap, ma boh, mi piace magari inserito in una bella canzone R&B di Mary J. Blige, per intenderci. Mi piace la musica è favolosa e loro mettono allegria. Quando siete giù, mettete un disco dei The Vamps e boh, torna il buon umore. Guardate anche il video Wake Up su YouTube, lo trovate. È un video favoloso, ti mette proprio allegria, voglia di spensieratezza. Alla fine la musica è quello, no? Quindi questo ve lo consiglio. Se avete un momento no, compratevelo, lasciate perdere la tristezza e sorridete con un po' di buona musica, alla fine ci sta. Poi DVD ho preso ancora col prezzo 6,90 euro, Maleficent. Un film che ho amato. È un film. Lei è favolosa, ha fatto un'interpretazione di Maleficent. È un film. Io non dico nulla perché sono tutte cavolate. È un film bellissimo. Bello, 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 intenso, profondo. Un personaggio. Come ve lo dico? Mi è piaciuto un sacco e ho capito dopo aver visto il film il perché di tante persone si siano tatuate prevalentemente queste immagini. Ti viene voglia di entrare nel video e abbracciarla. Ecco, questa è la sensazione. Bellissimo, Maleficent, bellissimo. E poi ho preso Capitan Harlock. 4,90 euro l'ho pagato. E vabbè, Capitan Harlock non l'ho visto il film, però è un personaggio che insomma nei cartoni animati l'ho sempre, ma sempre un po' affascinato, no? L'iconografia, questa nave che vedete alle spalle, no? Boh, l'ho trovato a livello di impatto iconografico molto bello. L'ho preso un po' a scatola chiusa per 5 euro, ho detto ci sta. E ultimo ho comprato Inked. Che questo è il numero. Che numero è? Il numero 6. È un bimestrale, gennaio-febbraio, e costa 6 euro. Carta patinata. No, carta, scusatemi, non patinata. È tipo. Sì, semi-patinata. Sì, patinata, dai, via. Questa è la Covergirl. Che tra l'altro lei è una YouTuber. Se andate su. Vabbè, se siete appassionati di tatuaggi 1, andate su YouTube, cercate Mon Ami Frost, che è. Il nome suo dov'è che sia scritto? Qua. Eccolo qua, Mon Ami Frost. E lei ha un canale YouTube meraviglioso dove parla, vabbè, di tatuaggi e di tante altre cose. E lei è una ragazza favolosa. Inked è una rivista. Poi vi farò dei video magari sulle riviste di tatuaggi se vi può interessare. Boh, voi scrivete, se avete qualcosa che vi può interessare, scrivetemelo sotto. E io, boh, sapete che mi fa sempre piacere raccontare fatti che possono interessare più. E boh, Inked è una delle mie riviste di tatuaggi preferite, quindi mi piacciono i tatuaggi e trovo che Inked sia molto, molto bello. Bene, questo è il mio ultimo acquisto, per oggi credo di non fare più video. Forse ne faccio una, non lo so, boh. È che ho tempo oggi, quindi ne approfitto. Quando poi magari arriverà il periodo in cui sarò un pochino più impegnato, magari riesco a far meno video, che intanto ve ne ho caricate un sacco, voi teneteli da parte quando è. Ve li vedete e poi mi fate ovviamente sapere cosa ne pensate.
Allora, io vi ringrazio per essere stati lì a guardarmi nelle vostre casette. Io già vi immagino su letti, divani a guardarmi e niente, vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. State bene, ciao!